Una volta che con la polisonografia si è accertato il grado appunto di gravità e di importanza del problema, le terapie sia farmacologiche che chirurgiche. Ma diciamo che esistono delle terapie mediche, per esempio nel bambino allergico con ipertrofia tenodonsillare ed apnee lievi, potrebbe essere indicato curare la sua allergia, quindi terapie con antistaminici, con cortisonici nasali, quindi locali, per cercare di diminuire un po' il tessuto linfatico e in qualche caso anche con una immunoterapia specifica, quindi con un vaccino a quelle determinate, diciamo, sostanze a cui il bambino è allergico. Esistono invece delle terapie, come dire, un pochino più veloci, come per esempio quella più classica che è la tenodonsillectomia, che è un atto chirurgico che compie lo specialista otorino, laddove sono presenti o delle apnee moderate gravi dovute all'ipertrofia tenodonsillare, oppure laddove sono presenti delle apnee anche lievi, ma che persistono anche nel periodo estivo e sono lì per un numero di mesi sufficientemente lungo. L'intervento chirurgico risolve sempre il problema dei disturbi del sonno? La tenodonsillectomia è sicuramente efficace, abbiamo molti dati che dimostrano che dopo l'intervento i bambini respirano meglio e soprattutto nei mesi successivi crescono anche di più, sia in altezza che se necessario in peso, quindi la procedura è efficace. Purtroppo una percentuale di bambini non piccoli, tra il 10 e il 20%, presenta poi un ritorno del problema delle apnee ostruttive. Quindi vedete come diciamo, la patogenesi, i motivi per cui il disturbo si presenta non è mai solamente uno, ma è l'insieme di molti problemi, non esclusi anche quelli genetici, e di conseguenza la malattia è una malattia multifattoriale. Sappiamo che la problematica dei disturbi del sonno necessita di un approccio multidisciplinare, proprio perché ci sono tante concause. Quali possono essere, diciamo, le branche degli specialisti che si occupano di risolvere il problema? Sì, una volta fatta la diagnosi di apnee ostruttive nel sonno, è sempre un lavoro di team, nel senso che l'otorino l'abbiamo già accennato, il pediatra con un indirizzo, diciamo, sulla patologia respiratoria, e l'altro cardine importante è l'ortodonzista, lo specialista che si occupa di malocclusioni. Perché questo? Perché è abbastanza chiaro che, per esempio, delle tonsille grandi sono da togliere, ma se le tonsille anche piccole stanno in una bocca piccola, ovviamente possono dare problemi allo stesso modo. Quindi nella terapia miofunzionale vengono di solito inseriti di prova dei bite, ossia quindi semplicemente dei piccoli archetti che si mettono sull'arcata mandibolare dei denti e fanno sì che la lingua del bambino spinga in avanti e lasci libere le vie aeree, diciamo, per respirare. E se questo sistema funziona, è indicato una terapia ortodontica di tipo classico che serve a, per esempio, aumentare la superficie e la capacità della bocca in modo tale da permettere un fisiologico passaggio nelle vie aeree rinofaringee. L'altra terapia di cui vorrei solamente accennare è, nel bambino obeso, ovviamente la cosa più importante è la dieta, è cercare di dargli un'attività fisica, diciamo, idonea e di far sì che il bambino possa dimagrire in modo fisiologico e quindi diminuiranno il numero delle apnee. Sappiamo bene però come dimagrire non sia così facile e soprattutto non sia così rapido. E quindi qualche volta è necessario utilizzare delle terapie nelle ore notturne, che consistono nell'applicare un flusso d'aria e quindi una pressione sul naso del soggetto. Sono delle macchinette che si chiamano in termine tecnico CPAP, ossia pressione applicata alle vie aeree in modo continuativo, perché il flusso è continuo. Cosa fanno queste cose? Non fanno altro che cercare di mantenere aperte le vie aeree superiori quando il bambino dorme. È ovvio che sono altamente efficaci, ma è altrettanto ovvio che non sono un rimedio definitivo al problema. Sono molto più utilizzate nella sindrome delle apnee ostruttive dell'adulto. Come vedete, sono apparecchi molto piccoli, possono essere dotate di un umidificatore per far sì che l'aria che arrivi non sia né troppo fredda né troppo secca, e possono essere anche alimentati a batterie.
Con questo sistema il paziente riceve un flusso d'aria continuo e quindi non presenta la apnea ostruttiva durante il sonno. La CPAP è un flusso continuo di aria da un respiratore al paziente attraverso un tubo. È un flusso di aria continua che il paziente riceve tramite un'interfaccia che è una maschera. Le maschere sono di diversi tipi, maggiormente sono nasali ed hanno diverse grandezze. Questa prende tutto il naso e viene poggiata così sul paziente, viene ancorata alla testa con una cuffia, in questa maniera, oppure nei bambini che sono un pochino più grandi e che comunque sono molto più collaboranti e si muovono anche poco, può essere usata anche questa, che è una maschera molto piccolina e che viene messa all'interno, cioè appoggiata sotto le narici, non all'interno ma sotto, in modo che non ci sono appoggi sul viso e che quindi non crea disagio durante il sonno. Questa può essere per un paziente che ha 10-12 anni in su e che non si muove molto durante il sonno, altrimenti è facile che si dislochi. Quando i pazienti dormono più piccolini e che comunque si muovono molto, allora viene consigliata una maschera un pochino più grande che poggia su tutto il naso ed ancorata con la cuffia in modo che sta più ferma.